Svelata ieri nel corso della serata di premiazione che si è svolta nel bookshop e nel parco del Museo di Riva del Garda, la grafica vincitrice del concorso di idee per la produzione di un'immagine per t-shirt destinata alla maglietta del MAG lanciato lo scorso aprile. L'opera è del 19enne di Riva del Garda, Massimiliano Granata. Oltre alla stampa su t-shirt della sua grafica, il giovane maturando all'Istituto d'Arte De Pero di Rovereto si è aggiudicato il premio Street Area di 300 euro. Le magliette disponibili, in un packing originale nei 5 colori bianco, blu, verde, arancio e giallo, sono in vendita a partire da oggi al bookshop del MAG e nel sito e nei punti vendita streetarea.com al prezzo di 15 euro. All'interno del bookshop del Museo di Riva del Garda sono inoltre esposte le 10 grafiche ritenute migliori dalla giuria, che ieri sera ha premiato il vincitore e regalato lo t-shirt ai finalisti presenti. Con l'allestimento del nuovo bookshop del Museo di Riva del Garda, che da quest'anno è aperto al pubblico ed ha sul Parco della Rocca, e grazie alla collaborazione con l'outlet Street Area di Arco, che ci ha proposto questo concorso per una grafica di una maglietta che potesse rappresentare il MAG, l'estate del MAG 2015, abbiamo dato vita in aprile a questo bando, a cui si sono iscritte, sono pervenute una novantina di proposte per la grafica della maglietta del MAG. Poi, insieme a una giuria composta da me e da Ilaria Murari di Street Area e dall'artista Federico Lanaro, abbiamo stretto il cerchio a una decina di selezionati, le cui grafiche sono esposte proprio all'interno del bookshop del museo. E tra queste abbiamo poi scelto il vincitore, la cui immagine è stata stampata su delle t-shirt in 5 colori e che sono in vendita sia al bookshop del MAG che nei punti vendita nel sito di streetarea.com. E in tutto questo, nella comunicazione, nella diffusione della notizia e anche della diffusione online del bando e poi della pubblicazione di tutte e 93 le opere, ci ha aiutato il portale di cultura e spettacolo crashsite.it. Su 10 partecipanti, ben 3 ragazzi provengono dall'associazione ANFAS di Arco, sicuramente un risultato eccellente. Sì, per noi è stata una sorpresa e non ce l'aspettavamo, perché si partecipa con la semplicità di dire facciamo questa esperienza, chiaro con il desiderio magari di poter arrivare all'obiettivo, ma è stato sicuramente un risultato importante. Anche perché su 90 e oltre partecipanti, essere fra i primi 10, insomma, è una grossa soddisfazione. Ecco. I ragazzi come hanno vissuto questa esperienza? Allora, loro, a parte questa sera che erano emozionati e credo felicissimi di essere qui e di essere stati coinvolti, è stata un'esperienza interessante e importante, perché loro vivono comunque l'attività artistica tutto l'anno, diciamo, però fare delle esperienze di questo tipo li porta a sperimentarsi in maniera completamente nuova. In questo caso è stato interessante perché siamo usciti dal nostro centro per venire in un altro spazio e osservare delle cose nuove che loro non conoscevano, per cui fin dall'inizio con la visita guidata al museo è stato un aprire delle nuove porte, delle nuove possibilità. Ciascuno di loro poi ha scelto la cosa che più l'ha colpito e interessato e poi hanno fatto la rielaborazione del disegno e ciascuno ha completato la propria opera. Li ho visti tutti entusiasti, con la voglia proprio di scoprire e anche di scoprirsi, perché chiaramente essere scelti vuol dire scoprire anche di sé delle possibilità, delle potenzialità.